3. E in questo caso vediamo un quadro particolare. In che senso particolare? Che vive di masse, anche se sono, non so se riuscite a vederlo, abbastanza corpose, però sono eteree, leggere. La caratteristica peculiare di questo quadro è proprio questo, quello che io ho voluto dare, è la leggerezza della materia. Ma in genere quando si parla di materia si pensa un po' al materialismo, all'aggettivo materiale, e invece nella mia accezione della parola materia o della materia tout court, c'è proprio il cercare la leggerezza, perché all'interno della materia, se noi andiamo dentro, troviamo che non c'è quella che noi vediamo come materia, ma c'è un insieme di particelle magnetiche, elettriche, ovvero il nulla. Il nulla no, perché c'è una forza, c'è l'energia, perché l'elettromagnetismo è un'energia. Praticamente la dinamica elettrica è alla base della vita, è quello che io ho cercato di dare in questo quadro. Materia sì, ma leggera.